Buongiorno, siamo qui con Francesco Bartolini, che è docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Macerata. Il tema che vogliamo affrontare oggi è connesso con l'insegnamento dell'educazione civica e anche con le norme nuove che ha introdotto la legge dello scorso anno su questo tema. Il problema è capire che significa per un docente fare educazione civica, quali sono le problematiche che deve affrontare, al di là degli aspetti specifici e contenutistici, Costituzione o altro. Credo che sia necessario una visione del fatto storico, una visione dei problemi anche politici, e questo va a toccare anche a livello valoriale una serie di aspetti che il docente deve affrontare. A te la parola. Grazie per Pier Giuseppe, grazie per l'invito a partecipare a questa iniziativa. Io leggendo, diciamo, le indicazioni ministeriali sull'insegnamento dell'educazione civica, diciamo, il primo pensiero che mi è affiorato è stiamo attenti a non, diciamo, non cadere nella trappola dell'educazione civica come strumento di disciplinamento sociale, che è la prima reazione che uno storico ha inevitabilmente pensando alla scuola, al ruolo e alla funzione che la scuola ha avuto, diciamo, diciamo, dall'Ottocento in poi, diciamo, con il consolidamento dello Stato nazionale, quindi con tutti quei fenomeni che gli storici definiscono di nazionalizzazione delle masse. Allora, da un punto di vista di uno storico, ci si chiede che cosa sia l'educazione civica, cioè che cosa pensiamo come educazione civica. È indubbio che qui io credo che la storia possa contribuire a pensare che cosa possa essere l'educazione civica. Io personalmente la intendo soprattutto come un'educazione a un'esperienza dell'altro e quindi a un'educazione a un sistema, diciamo, anche di valori possiamo definirli, anzi sicuramente di valori, che sono fondativi della convivenza. Educare alla convivenza, educare all'esperienza dell'altro, educare appunto al confronto con l'altro. E in che modo appunto la storia può contribuire in questo senso a un insegnamento di educazione civica? Beh, innanzitutto pensando alla storia non semplicemente appunto, ripeto, come un'ancilla o se volete lo strumento che di nazionalizzazione e delle masse, come definiva Mosse, ma soprattutto come un modo di osservare la realtà che ci aiuta ad sviluppare una, come possiamo dire, una profonda comprensione dell'altro nel tempo e nello spazio. In questo senso, la storia è, a mio giudizio, molto utile, soprattutto una storia che esca fuori, diciamo, da una prospettiva fortemente etnocentrica, cioè una prospettiva fondata appunto su noi e gli altri, ma che sia capace, come dire, di valorizzare innanzitutto la comprensione anche delle ragioni degli altri, di ciò che appare a noi diverso, di ciò che appare a noi lontano, sia nel tempo che nello spazio. E soprattutto un aspetto che ovviamente soprattutto la ricerca storica degli ultimi decenni ha molto enfatizzato, molto valorizzato, l'importanza degli scambi, delle interconnessioni e delle ibridazioni. Questo è un tema che la ricerca storica negli ultimi anni ha molto sviluppato. Si parla molto di world history, di global history, ma al di là dell'ampliamento della prospettiva spaziale, quello che è al centro di queste riflessioni è soprattutto la necessità di valorizzare il ruolo e la funzione degli scambi, delle interconnessioni. Nessuna cultura, nessuna civiltà nasce in isolamento. Qualsiasi società è in connessione con altre società, così come ciascun individuo è in connessione con altri individui. E diciamo, la costruzione di questi sistemi che si trasformano, sistemi di relazione che si trasformano nel corso del tempo e attraverso le varie dimensioni, le varie scale geografiche e spaziali, è un tema di enorme interesse per comprendere anche ciò che noi siamo, ciò che è la nostra cultura, ciò dove e come si radicano le nostre regole di convivenza, il nostro stare insieme. Questo, diciamo, è il primo punto che ovviamente, come dire, esalta e pone al centro dell'attenzione quello che potremmo definire una sorta di
il valore della contestualizzazione e il valore della storicizzazione degli stessi sistemi di valore. Cioè, che non significa ovviamente dequalificare i valori in cui crediamo e che pensiamo che siano essenziali per la nostra convivenza, ma anzi, secondo me, li rafforza radicandoli in un contesto temporale e spaziale, cioè in un contesto che è quello da cui sono nati e in cui traggono significato. Questo è un tema ovviamente che a mio giudizio aiuta molto, soprattutto nella scuola, a introdurre il problema, come dire, delle regole. Cioè, le regole non sono, come dire, delle cose astratte che vengono imposte in modo autoritario, cioè dobbiamo convivere pacificamente perché c'è imposto da chissà chi. Perché nasce da una considerazione realistica del contesto spaziale, storico, sociale in cui viviamo e dell'importanza di quella regola per il buon funzionamento della nostra convivenza. Queste regole dobbiamo, come dire, in qualche modo farne esperienza, e credo che la storia aiuta molto in questo senso, proprio per questa sua capacità di dislocare su tempi e spazi diversi che possono essere riconfigurati anche in funzione di quelle che sono le nostre domande. Dunque sì, certo, ovviamente, richiamo alla nostra Costituzione, come diciamo alla cultura costituzionale, alle regole fondative della Costituzione, ma una Costituzione che deve essere analizzata anche in una chiave storica, cioè il prodotto di un contesto politico, sociale, culturale, e quindi anche immaginare che cosa possa essere cambiato rispetto a quel contesto culturale, politico, sociale oggi. E perché alcuni valori siano permanenti, siano ancora dei valori ancora per noi, e che significato hanno assunto oggi, che probabilmente ha un significato in parte diverso rispetto a quando sono stati formulati. Così come la necessità allora anche di far riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Il senso è, credo che sia importante comunque contestualizzare i sistemi di valori e storicizzarli. Questo è un primo punto. Ce n'è anche, secondo me, altri due in realtà che potrebbero essere, a mio giudizio, utili nell'insegnamento dell'educazione civica. Forse prima fissiamo meglio questo primo. Quindi tu dici dobbiamo avere dei valori, ma questi valori dobbiamo costruirli in contesto e dobbiamo essere consapevoli di questi valori. Non sono imposti dall'alto, ma sono fortemente connessi al contesto, quindi in questo senso storici, quindi non relativi, cioè, perché uno potrebbe pensare allora non c'è nessun valore, perché in realtà è diverso il rapporto che certifica il valore, è diversa la modalità con cui arriviamo alla definizione del valore. Sì, io credo che appunto una proclamazione astratta di un sistema di valori decontestualizzata, cioè senza una connessione al contesto circostante e al contesto storico anche, sia assai meno efficace rispetto alla possibilità di far comprendere quali sono le ragioni della elaborazione e della formulazione di un sistema di valori. Cioè, perché... Scusa, tieni conto anche che questo costringe a una maggiore responsabilizzazione del soggetto. Perché ognuno di noi diventa responsabile dei valori e della scala di valori che costruisce. Assolutamente sì, e anche consapevole, anche di avere il dovere di operare una sorta di sforzo anche per la comprensione di altri sistemi di valore, che non significa condividere quei valori, facciamo attenzione perché altrimenti sembra appunto un relativismo totale, ma significa anzi, cioè, cercare di capire quali possono essere le ragioni per cui esistono sistemi alternativi di valore, esperienze di quelle che potremmo definire di alterità, che probabilmente noi non condividiamo a volte, ma di cui comunque siamo chiamati a comprenderne le ragioni, cioè comunque capirne qual è il contesto da cui sono nate. Detto questo, ovviamente poi non significa, ripeto, dequalificare il sistema di valori in cui noi crediamo, in cui viviamo, in cui pensiamo che siano essenziali e funzionali alla nostra convivenza, ma anzi, appunto, radicarli nel tempo e nello spazio, radicarli nella nostra esperienza. Penso che anche ci sia un discorso che uno, comprendendo che ci sono altre scale di valori, può anche capire il senso dei propri. Cioè, io capisco quello che sono perché capisco che ci può essere un altro modo di essere.
Assolutamente Quindi sì. non è, come dicevi tu, non è conoscere l'altro, non è tanto accettare il valore dell'altro, ma capire meglio chi siamo e magari anche capire che forse il valore dell'altro va visto nel contesto dell'altro e non con la nostra situazione di vita e di modo di essere. Credo di sì, e penso che sia un modo di presentare questi temi dell'educazione civica, presentare l'educazione civica nella scuola che possa portare a molti frutti in questo senso. Come dire, la e storia poi, scusa, dare un profondo rispetto per soluzioni e posizioni diverse dalle nostre, cioè nel senso comprenderne le ragioni. Adesso faccio un esempio molto estremo, ma uno storico importante come Mosse, che era ebreo, perseguitato dal nazismo, costretto a lasciare la Germania, eccetera, uno dei massimi studiosi del nazismo, racconta come, come dire, proprio osservando un corteo di nazisti da bambino, ha suscitato in lui, come dire, la necessità di cercare di capire, nonostante che lui fosse la vittima dei nazisti, di cercare di capire quali potessero essere le ragioni per cui ce l'avevano tanto con gli ebrei. Ma questo ovviamente non giustifica, cioè l'orrore del nazismo è indubitabile, al di là di qualsiasi discussione etica, però si comprende che cosa è stato il nazismo, si capisce che cosa è stato il nazismo, se si fa anche uno sforzo di comprensione, quali sono state le ragioni, perché ce l'avevano tanto con gli ebrei. E questo sforzo ovviamente deve essere, come dire, contestualizzato in quel contesto, nella Germania di quegli anni. Non si tratta ovviamente di revisionismo storico, non si tratta di giustificazionismo, non si tratta di rivalutazione, di mettere sullo stesso piano, diciamo, chi ha condiviso i principi di libertà, democrazia e chi invece si è fatto promotore di totalitarismo e Certo. barbarie, ma è Dicevi. necessario, come dire, comprendere i sistemi di valori per come sono nati. Certo. Secondo aspetto, dicevi che c'erano altri due punti. Il Sì. secondo che tu hai messo in evidenza qual è? L'altro aspetto che secondo me, su cui la storia secondo me può offrire uno strumento utile per gli insegnanti è l'aspetto del metodo, cioè quello che genericamente viene definito il metodo storico, cioè il metodo storico, cioè il modo con cui gli storici lavorano, costruisce un esempio, secondo me, importante e significativo per poter costruire uno spazio idoneo per la discussione, abitabile da tutti, cioè oserei dire quasi un'ecologia della discussione. Cioè, che cosa significa? Gli storici, per poter elaborare la loro analisi, la loro ricostruzione degli eventi, hanno bisogno di fonti. La fonte è centrale nel pensiero dello storico, la fonte è il fondamento della storia. E la fonte significa doversi occupare, cioè dover operare un'operazione che è qualcosa di fondamentale, cioè informarsi significa selezionare delle fonti. Selezionare delle fonti significa, il passaggio successivo, fare una critica di queste fonti, cioè porsi il problema di qual è la natura della fonte da cui traggo un'informazione, qual era l'intenzione della fonte. Cioè l'intenzione adesso, cioè perché questa fonte è stata costruita? Allora, banalmente, viaggiando sulla rete, cercando informazioni su qualsiasi argomento, allo scopo anche di informarsi e di costruirsi una propria opinione, cioè un'opinione che è fondata su delle fonti, cioè è fondata su delle informazioni. Il problema che si pone lo storico, e che credo possa essere un esempio, è quello dell'attendibilità di queste informazioni. E il processo di verifica dell'attendibilità delle informazioni è un processo complesso che prevede un metodo. E il principale metodo qual è? Fondamentalmente è confrontare più fonti, di natura diversa, lontana, e soprattutto capire qual era l'intenzione della fonte, cioè perché questa fonte è stata costruita, perché è stata prodotta. Un sito, perché, cioè, ci si pone davanti a, facciamo un esempio che ricorre spesso nelle ricerche a scuola da parte degli studenti. Facciamo una ricerca sugli Stati Uniti d'America. Bene, i siti sono molteplici. Come faccio a dare un'indicazione su quali sono i siti più attendibili?
Il metodo significa fondamentalmente confrontare tanti siti diversi, tante fonti, e anche verificare la natura, l'origine di questi siti, cioè chi lo fa. Allora, è ovvio che se io cerco delle informazioni sui periodi e la successione dei presidenti degli Stati Uniti d'America e vado sul sito ufficiale della Casa Bianca, è assai probabile che il sito sia molto autorevole a riguardo. Ma quel sito perché è stato costruito? È stato costruito perché è appunto il sito ufficiale del... Essere consapevoli di questo sembra una cosa talvolta banale, ma in realtà è di estrema importanza, soprattutto nel momento in cui non ci si pone la questione del perché quel sito è stato costruito. Certo. E il terzo punto? Il terzo punto è anch'esso, secondo me, potrebbe... Ovviamente offre una prospettiva interessante all'interno dell'educazione civica, soprattutto se la interpretiamo come educazione, esperienza dell'altro, esperienza della convivenza, e soprattutto pensare la storia, la pratica della storia come una sorta di pratica di educazione alla trasformazione, cioè comprendere che l'importanza, la centralità del valore dell'evoluzione nella costruzione anche della propria identità. Questo è un tema ovviamente che si riconnette in parte anche al primo, cioè la necessità della storicizzazione, ma la storia invita anche a porre particolare attenzione a quello che noi possiamo definire anche gli inganni della memoria o la necessità di maneggiare con attenzione la memoria, sia individuale che collettiva. Cioè la storia ambisce a essere, come dire, una sorta di critica della memoria. Sappiamo tutti degli inganni della memoria, cioè le neuroscienze adesso ultimamente ci raccontano anche tante altre dimensioni, altre tante prospettive. È ovvio che la costruzione della nostra identità è, come dire, una costruzione del sé che avviene attraverso un racconto, una narrazione, un'autonarrazione che facciamo di noi stessi, ma che continuamente evolve perché la nostra selezione cambia in relazione a quello che è il nostro presente, che in parte è diverso. Certo, ma in questo senso quindi il suggerimento della storia, cioè capire che l'evoluzione significa che io sto affrontando queste tematiche anche in un'ottica trasformativa su di me e che quindi conoscere non è solo un atto passivo rispetto a un mondo che esiste, ma significa in primo luogo un atto trasformativo rispetto a me stesso. Assolutamente sì, cioè essere consapevoli del carattere temporale, delle identità, non soltanto ovviamente delle culture, delle civiltà, ma anche di noi stessi. Di noi stessi in quanto individui, in quanto consapevoli delle nostre trasformazioni nel corso del tempo. E soprattutto, come dici tu, anche uno sforzo, diciamo anche una maggiore consapevolezza in quello che possiamo definire in modo molto lato il controllo delle nostre emozioni, no? Cioè che incidono molto nel nostro modo di essere, di presentarsi, di raccontarci. Essere più padroni delle proprie emozioni significa, come dire, sviluppare anche una maggiore empatia nei confronti degli altri, entrare in maggiore sintonia con gli altri, costruire appunto quello spazio di discussione, di confronto, che secondo me è lo scopo principale di un'educazione civica. Cioè Certo. un'educazione civica, appunto, come sviluppo di un senso critico personale attraverso un metodo, poi facciamo anche te, perché poi la critica significa, cioè, comporta un impegno, Senti, cerco di sintetizzare un po' questo discorso che abbiamo fatto e dimmi se ho interpretato al meglio. Cioè, in pratica il suggerimento che tu fai è vedere l'educazione civica come un'educazione a dei processi con cui il soggetto possa affrontare la questione dei valori in senso lato. E dai tre strumenti essenziali su cui dovrebbe vertere questa educazione civica. Il primo è l'ascolto, cioè l'ascolto come capacità di empatia con l'altro, sapendo che i valori sono legati al contesto, quindi l'ascolto come primo livello. La seconda aspetto è quello della l'hai chiamata attendibilità, della capacità di di informarsi e di costruire una propria opinione fondata, legittima. attendibilità dei dati, quindi capire come scavare, avere un metodo di scavare nelle fonti, quindi attendibilità delle fonti. Quindi
il discorso di pormi rispetto al mondo, sapere che ci sono molte fonti e capire, molte fonti, capire come posso leggerle, perché ognuna va letta sapendo per cosa è scritta e per quanto è affidabile. Il terzo è tener conto che questo percorso è un percorso, sì, che riguarda lo studio del mondo, delle dinamiche, delle più sociali, più ampie, ma è anche un percorso di interno, di trasformazione che incide sulla propria traiettoria individuale. Possiamo vedere questi tre come elementi centrali per un percorso di educazione civica? A mio giudizio sì, nel senso al di là poi appunto come dici tu, al di là dei contenuti che la storia può offrire, ovviamente possono essere dei contenuti poi specifici, ma è qualcosa che, come dire, la storia può offrire all'educazione civica anche come un modo, ripeto, un modo di osservare la realtà. Ce ne sono tanti, non è che necessariamente quello storico è l'unico o è il prevalente, però è uno dei modi per osservare la realtà, Certo, può essere ma utile. penso anche che questi tre elementi, l'ascolto, l'analisi delle fonti e quindi l'attendibilità delle fonti e lavorare sulla trasformazione del me mentre conosco e mentre vivo siano abbastanza anche, come dire, condivisibili al di fuori del mondo storico, anche se la storia poi ci fornisce con la sua epistemologia degli strumenti molto efficaci in questa direzione. Sì, penso di sì, soprattutto una storia, ripeto, che non cada nella trappola, diciamo, dell'educazione, tra virgolette, ai valori della patria, che esistono, per carità, non, nessuno nega, cioè, la necessità anche di immaginarsi parte della comunità nazionale, ma deve evitare di cadere nella trappola del disciplinamento sociale, cioè di una sorta di decalogo, di regole, del buon cittadino. Certo, Questo è, diciamo, l'aspetto su cui. in pratica penso che la tua proposta è quella di passare dalle regole a capire come le regole vengono costruite, avere gli strumenti con cui il soggetto riesce a costruire la propria scala di valori. Quindi puntare più sulla costruzione della propria scala di valori con dei metodi validi, supportati, ascolto, attendibilità e trasformazione piuttosto che ricezione passiva di valori dati. Assolutamente sì. Ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a voi, arrivederci, grazie.